Allora, eccoci dopo il nostro spazio informativo. Siamo ancora in collegamento con il candidato alle primarie del Partito Democratico di Fucecchio che va al ballottaggio questa domenica, Alessio Spinelli. Alessio, ben trovato nuovamente. Salve, salve. Io siamo ormai praticamente in chiusura di questa nostra chiacchierata. Le lascerei i classici e canonici 2 minuti per un appello al voto. Allora, io vi ringrazio innanzitutto di questa bella intervista. Vorrei invitare tutti i cittadini fucecchiesi a votare Alessio Spinelli perché è un programma ricco di contenuti e di sostanza. Le mie due parole chiavi sono idee e concretezza. Idee da condividere con le persone. La concretezza è quella che più mi si addice. Forse sarà perché, diciamo, ho una lunga esperienza ventennale all'interno di una pubblica amministrazione, svolgo il ruolo di geometra e quindi mi trovo molto spesso a combattere con i problemi veri e quindi so anche come fare a risolverli. Io l'unica cosa che ho notato di importante in questi 2 mesi è il contatto con la gente. La gente vuole essere ascoltata, le persone vogliono partecipare, quindi non più decidere all'interno di quattro mura, ma decidere insieme alle persone. Mi sento di avere quei valori importanti comuni a tutti i cittadini, una famiglia, un lavoro, l'amicizia, e quindi oggi più che mai sono valori che vanno messi in campo, valori che vanno messi in campo per arrivare a fare delle cose, quindi tempi, realizzazione di obiettivi e dimostrazione alle persone che cambia qualcosa. Io mi contornerò di assessori capaci, che hanno voglia di lavorare, di rimboccarsi le maniche e di rimanerci in comune e non dedicarcisi magari saltuariamente solo perché magari gli piace portare la fascia. Dobbiamo essere ragazzi che ci diamo da fare per il bene di Fucecchio, perché o lo facciamo ora o se no il tempo è finito. Io la ringrazio per questo incontro e ovviamente in bocca al lupo e buon lavoro per questi giorni, insomma, pre-ballottaggio. Arrivederci, vi ringrazio e un ultimo appello, venite a votare Alessio Spinelli, che non scappo, rimango qua. Arrivederci. Grazie ancora. Allora, insomma, abbiamo conosciuto il candidato, uno dei due candidati alle primarie di Fucecchio, il ballottaggio questa domenica. Conosceremo anche l'altro candidato, si tratta in questo caso di una donna. Io vado però a lasciare un secondo alla linea perché ovviamente anche come di consueto, insomma, un piccolo spazio ai servizi. Andiamo in particolare in Val di Sieve dove ci sono importanti novità per gli amanti dello sport. Subito dopo, ovviamente, la seconda parte del nostro incontro con i candidati di Fucecchio. Proseguono i lavori alla piscina comunale coperta di Pontassieve. Il cantiere è partito lo scorso anno e per la primavera dovrebbe essere chiuso per restituire ai cittadini di Pontassieve una rinnovata struttura, l'unica presente in tutta la Val di Sieve. In questi giorni è stato effettuato l'ennesimo sopralluogo da parte dei tecnici e degli assessori ai lavori pubblici Leonardo Pasquini e allo sport Paolo Fini per verificare come stanno procedendo i lavori. Concluse ormai le strutture in cemento armato per l'ampliamento dei locali, nell'ultima settimana si sono chiusi i lavori per i nuovi impianti idraulici, elettrici e meccanici. Al momento è in corso la realizzazione dell'anello antincendio, che coprirà anche gli spogliatoi della piscina scoperta, e si sta definendo anche i particolari delle finiture, intonaci e verniciature, che interesseranno la fase successiva e conclusiva del cantiere. Rispetto al progetto originario, che prevedeva un intervento più breve, è stata riscontrata la necessità di dover realizzare lavori aggiuntivi, che andranno a migliorare soprattutto la sicurezza di questa struttura realizzata nei primi anni Ottanta. Lo slittamento della conclusione dei lavori però ha portato diversi disagi in questi mesi, sia agli utenti che al personale della piscina, che hanno visto ridurre in maniera notevole il numero degli iscritti e che ora attendono con impazienza il ritorno alla normalità. Eccoci dunque a parlare nuovamente di politica. Parliamo ancora delle primarie del Partito Democratico perché ci sono stati alcuni comuni in Toscana, in provincia di Firenze, in particolare Fucecchio, dove dal primo turno non è emerso il candidato a sindaco del Partito Democratico. Si va quindi al ballottaggio, ballottaggio che si terrà proprio questa domenica. Sono due ovviamente i candidati, uno di loro è la candidata Silvia Melani. Io
Io la ringrazio per essere qui in collegamento con noi e ovviamente cerchiamo di ripercorrere quella che è stata un po' la sua storia alle primarie, innanzitutto partendo dal perché ha deciso di appunto impegnarsi in questa competizione elettorale del Partito Democratico. Buonasera e grazie a voi per l'attenzione, anche per la domanda con cui iniziamo la nostra conversazione. Mi sono candidata perché Fucecchio ha una necessità irrimandabile, che è quella di essere tirata fuori dalla crisi in cui si trova. Questo capita a molti comuni. A Fucecchio la crisi ha colpito in modo duro. Questo paese deve compiere ancora molte scelte che saranno determinanti per uscire da questa situazione, dall'urbanistica alla promozione del territorio, al contrasto alla illegalità nell'economia. Ecco, lei ha parlato di una crisi che ha colpito duro. Quali sono i settori principalmente e come Fucecchio ne ha risentito magari più e come degli altri comuni toscani? La vocazione produttiva di Fucecchio è quella legata al calzaturiero, pelletteria e industria conciaria. E le nostre aziende hanno risentito molto della crisi per naturalmente la situazione globale, ma anche perché, torno a ripetere, molta illegalità nell'economia qua è presente e ha dato sicuramente un colpo molto duro a tutte quelle imprese che lavorano regolarmente. Ecco, lei nel suo programma, nel suo piano di mandato ha indicato alcuni punti fondamentali, uno su tutti: nell'arco di 5 anni mettere in moto 4 milioni di investimento l'anno per un totale di circa insomma, di 20 milioni di euro in 5 anni. Ecco, con l'economia, con Italia e Comuni, insomma, come raggiungere questo obiettivo? Guardi, questo è il punto proprio fondamentale del nostro programma. Io non ho visto in giro programmi di candidati che si siano presentati ai propri concittadini come noi, con un file Excel nel quale noi abbiamo detto a viso aperto, in modo chiaro, con numeri e cifre, che cosa vogliamo fare. 4 milioni all'anno, appunto, in 20 anni, descrivendo ogni singola opera. Dove la faremo, quando la faremo, con quali risorse. Quali sono le risorse? Le risorse sono naturalmente quelle da trasferimenti dello Stato, sempre più esigui, le risorse che derivano ovviamente dalla imposizione fiscale del comune, su questo magari ci torniamo successivamente, e soprattutto dall'intercettare i fondi europei che passano sopra la testa dei cittadini italiani, anche sopra la testa dei fucecchiesi. Il nostro programma è proprio incentrato su questo: istituire a Fucecchio l'Ufficio Europa, intercettare finanziamenti perché finalmente vengano investiti anche a Fucecchio. Ecco, gli investimenti sono ovviamente importanti. Lei ha parlato di intercettare sicuramente i fondi europei, che è una strada che molti si propongono di fare, perché insomma abbiamo scoperto finalmente che esiste questa possibilità, che era un po' tenuta in secondo piano a quanto pare, perché emerge nei programmi di moltissimi candidati delle primarie del Partito Democratico in questa tornata di consultazioni. Quindi ovviamente questo, ovviamente i trasferimenti statali, però insomma se ci si concentra sugli investimenti, come non lasciare andare i servizi? Eh beh, certo, i servizi si finanziano, naturalmente questo è un tema più da addetti al lavoro, i servizi si finanziano con le entrate correnti, ma anche con la intercettazione di finanziamenti europei, perché i finanziamenti europei non vanno a finanziare soltanto gli investimenti, ma anche molte azioni, ad esempio quelle di promozione del territorio. Le porto un esempio molto semplice che è riconducibile alla mia unica esperienza di assessore al commercio di questo comune nel precedente mandato. Adesso io sono consigliera provinciale. Grazie alla creazione dell'Associazione dei Commercianti e degli Artigiani di Fucecchio, quello che si chiama in termini tecnici Centro Commerciale Naturale, noi abbiamo intercettato
fondi europei per la ristrutturazione di riqualificazione di strade e piazze, ma anche fondi per la promozione del territorio, quindi azioni di pubblicità, azioni di vero e proprio marketing territoriale. Quindi metto a frutto appunto un'esperienza naturalmente maturata nel settore di mia competenza perché questa possa estendersi a tutte le materie di cui si occupa il Comune. Questa è la svolta. Troppe volte sentiamo tutti noi da telegiornali dire che i fondi europei tornano a Bruxelles, occorre intercettarli, sarà il tema della prossima campagna elettorale, quella delle europee. Noi siamo gli unici a parlarne nei termini in cui ne stiamo ragionando anche con lei nella campagna amministrativa per l'elezione del sindaco di Fucecchio, per questo io mi candido. Ecco, da questo punto di vista lei ha parlato appunto di servizi intesi come principalmente, insomma, servizi dedicati ovviamente al commercio, fondi per questo, però ecco proprio nei servizi essenziali che offre il Comune, penso da quella che può essere la mensa, ai trasporti, insomma, ai servizi alla persona, come appunto si agisce in questo modo? Cioè si ricorre all'imposizione fiscale, quindi ovviamente c'è una suddivisione dei fondi che entrano nel comune, oppure anche lì, insomma, ha pensato a vie alternative? Guardi, si agisce in due direttrici, imposizione fiscale. Noi abbiamo detto chiaramente, siamo stati gli unici a dirlo, che le tasse locali rimarranno uguali o diminuiranno. Quindi da questa enunciazione si può pensare, cara Melani, come puoi finanziare tutto quello che hai promesso di fare se ci stai dicendo che ci diminuisci le tasse? Quindi questo è un impegno che mi sono preso con i fucecchiesi e come lo faremo? Razionalizzando le spese, eliminando gli sprechi. Le assicuro che non è stato fatto tutto il possibile, né a Fucecchio né in Italia, altrimenti non ci troveremmo nelle condizioni in cui siamo. Bisogna spendere meglio quello che abbiamo, questo è possibile, noi nel nostro programma lo abbiamo scritto, ci siamo impegnati a farlo, addirittura garantendo che noi le tasse le lasceremo come sono o le diminuiremo, cioè utilizzeremo tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione dei comuni per diminuirle, modulandole a seconda della numerosità dei nuclei familiari, a seconda dei bisogni e delle situazioni di disagio. Quindi lotta agli sprechi, alle spese improduttive e intercettazione dei fondi europei anche per i servizi. Lei nel suo programma poi ha un altro punto importante che è quello del palio da valorizzare, da far diventare una risorsa. Insomma, innanzitutto insomma, ci parli del palio perché ovviamente è un avvenimento importante, però insomma anche storico e come fare soprattutto a valorizzarlo. Vede, questa è una risposta al quesito che mi ha posto poco prima, cioè come si fa diminuendo addirittura le tasse a finanziare le spese e i servizi e manifestazioni come quella del palio. L'ho detto in modo molto chiaro, per il palio e per ogni punto del mio programma. Ogni punto del mio programma è declinato in termini economici, cioè ogni azione che noi metteremo in atto è destinata a produrre benessere e ricchezza. Con il palio come si fa? Si parte da un assunto. Il palio è identità del popolo fucecchiese. Da oltre 30 anni questa manifestazione è diventata il nostro patrimonio. Non è un evento, non è una manifestazione folcloristica come la definiscono i miei avversari, è appunto identità di Fucecchio, come tutte le altre risorse che abbiamo, le risorse ambientali, il nostro patrimonio culturale, artistico, architettonico, eccetera. Che si fa col palio? Palio è una svolta, o continua ad essere quello che è, cioè una bellissima manifestazione appunto identitaria ma destinata a noi stessi, oppure diventa fattore di promozione del territorio, di Fucecchio in Italia e nel mondo. Quindi il palio dovrà autofinanziarsi perché il palio subirà una trasformazione. Non sarà più gestito in modo spontaneo, certamente non professionale, la pubblicità sarà destinata ad uno con bando, ad un operatore professionale, verranno fatte azioni di vero e proprio marketing territoriale, insomma, Fucecchio è in provincia di Firenze, in Toscana e in Italia, Fucecchio deve essere promossa in tutto il mondo anche grazie al palio. Quindi, palio
Palio sarà destinato a generare risorse per se stesso e per le contrade che ci mettono veramente cuore e anima in ogni giorno dell'anno. Deve diventare fattore di promozione del territorio. Vorrei che non solo i telespettatori di Teleiride, che stanno prevalentemente nella provincia di Firenze, ci conoscessero anche per questo e forse non ci conoscono, ma ci conoscessero in tutta Italia e in Europa anche per questo. Insomma, tra gli altri punti parla ovviamente di territorio, ne abbiamo parlato insomma indirettamente, ma soprattutto di territorio di Fucecchio, di porzioni di Fucecchio come quella del centro storico, un centro storico da riqualificare e valorizzare. Guardi, queste sono le nostre parole d'ordine: promozione, valorizzazione e tutela. Ma non sono parole vuote, perché come le dicevo poc'anzi, il nostro file Excel, quello con gli investimenti, 4 milioni all'anno, 20 in 5 anni, prevede 4 milioni e 6 di investimenti nel centro storico, una cifra che non si è mai vista a Fucecchio se non quando si è acquisito un patrimonio architettonico importante che i fucecchiesi conoscono come il Parco Cortina. Ecco, un investimento destinato a cambiare il volto di Fucecchio, risorse destinate naturalmente al comune che deve profondamente riqualificarlo e destinate anche a privati. Per la prima volta i fucecchiesi che abitano nel centro storico riceveranno contributi per il rifacimento delle facciate, degli infissi, delle gronde, interventi mai proposti. Fucecchio deve tornare ad essere bella, all'altezza del nome che porta, del patrimonio che ha, perché anche il centro storico è il punto cardine di promozione del territorio. La rinascita di Fucecchio parte anche da qui. La rinascita di Fucecchio, però Fucecchio anche insomma che guarda quelli che sono punti importanti per i cittadini, immagino come i famosi insomma il piano strutturale, il RUC, come fondamentalmente quello che è la prossima visione della Fucecchio dei prossimi 5-10 anni, quindi la sua espansione e la sua crescita. Come la vede? Volumi zero, riuso, riqualificazione oppure insomma un uso seppur limitato con consapevole del territorio? Chiaramente, come sentiamo dire da molti candidati, recupero dell'esistente, zero consumo di suolo se non per le attività produttive. Ma anche qui noi non ci fermiamo a questo. Le enunciazioni ci interessano, ma sono accompagnate da numeri, cifre e impegni precisi. Siamo i soli a parlare di urbanistica. Che cosa intendo dire? Fucecchio deve compiere ancora molte scelte che definiranno il suo destino anche da questo punto di vista. Noi abbiamo previsto di applicare tutte le possibilità che le normative attuali concedono e che Fucecchio non prevede per piccoli ampliamenti dell'esistente, ove naturalmente sia possibile e consentito. Ecco, questo attualmente a Fucecchio non è possibile. Cosa intendo dire? Spesso poter realizzare una stanza nella propria abitazione consente di realizzare un appartamento per una giovane coppia che comprarne che non è impossibilitata a comprarne uno nuovo. Questo consente, lei capisce, anche soprattutto nelle campagne di impedire lo spopolamento. Insomma, consente a molti giovani di poter mettere su casa. Questo attualmente non è possibile, dove la legge lo consente, noi questo lo faremo. Altro esempio sull'urbanistica, le zone agricole. Noi consentiremo in tutte le zone agricole del comune di Fucecchio, attualmente non è possibile, di poter aprire agricampeggi, ad esempio. Ci siamo resi conto che un turismo, in particolare quello del nord Europa, chiede veramente a gran voce la possibilità di trovare piazzole, aree vicino ad aziende agricole dove poter sostare. A Fucecchio, lei pensa, questo non è possibile. Comuni a noi vicini come Montopoli Valdarno, provincia di Pisa, stanno facendo di questa risorsa una delle leve per tirarsi fuori dalla crisi economica. Questo noi nel nostro regolamento urbanistico sarà possibile. Se in quello attuale che il Consiglio Comunale sta approvando questo non fosse previsto, noi abbiamo già pronta la variante. Il giorno dopo al nostro insediamento agiremo in questo senso.
Un altro punto che lei ha più volte trattato nel corso dei suoi incontri è quello delle case popolari. Come muoversi, insomma, sull'edilizia residenziale pubblica? Sì, anche questo è un punto, direi, qualificante del nostro programma. Non ne abbiamo sentito dire in giro. La situazione di Fusecchio, ma anche quella di moltissimi comuni toscani, è la seguente. Case popolari che sono rappresentate da appartamenti molto grandi, perché costruiti prevalentemente negli anni 50 e 60, destinate a famiglie bisognose che all'epoca erano molto numerose. Che cosa accade? Accade che le nuove povertà, a Fusecchio come dappertutto, sono rappresentate da famiglie composte da uno, due componenti, forse tre, mi riferisco a madri separate, a padri separati, a persone appunto che si ritrovano sole, che perdono il lavoro e insieme al lavoro perdono la casa e dormono anche qua in macchina. Queste persone a casa popolare non l'avranno mai, perché appunto questi appartamenti grandi sono destinati a, per legge ovviamente, a famiglie altrettanto grandi. Ecco, qual è la nostra proposta? Frazionare gli appartamenti esistenti man mano che si liberano. Da un appartamento ne realizzeremo due, così anche queste persone smetteranno di dormire in macchina e troveranno alloggio. Le nuove case popolari saranno costruite anche queste con alloggi più piccoli, destinate a queste nuove povertà. Insomma, se non ci si rende conto che ci sono nostri concittadini che sono privati della casa, come accade a tanti, ma non la riceveranno perché non ce ne sono di confacenti secondo la loro dimensione di nucleo familiare, noi dalla crisi non solo non ci usciremo, ma non ci usciremo mai. L'altra proposta, del tutto innovativa, Fusecchio fa parte dell'Unione dei Comuni del Circondario Nuclese Valdezza, 11 comuni che condividono insieme servizi. L'impegno che mi prendo da sindaco è quello di proporre ai comuni dell'Unione di condividere le graduatorie delle case popolari, e cioè se una casa si libera nel comune qua accanto ed è adatta a un nucleo familiare di Fusecchio, se questo nucleo familiare di Fusecchio naturalmente ha la macchina, può guidare, gli sarà offerta la casa nel comune accanto. E in questo modo siamo convinti che otterremo risposte per molte più persone. Io sono praticamente in chiusura, ho l'ultimo minuto a disposizione, mi piacerebbe lasciarglielo per una sorta di appello al voto. Sì. Io in questi 2 mesi di campagna elettorale mi sono presa molti impegni scritti, corredati da cifre, numeri, ci siamo presentati in modo chiaro ai fusecchiesi. I fusecchiesi hanno la possibilità domenica di scegliere se vogliono cambiare oppure rimanere nella continuità con l'amministrazione esistente. Quindi ai fusecchiesi chiedo un impegno, quello di votarmi, avendo di fronte a loro una candidata con un progetto che è corredato da cifre, numeri e scadenze. In questo ci differenziamo dai nostri avversari, naturalmente con l'altro avversario che con me condivide il ballottaggio, che mi avrebbe fatto piacere avere accanto qui in trasmissione, come anche in altre trasmissioni che ci sono state offerte da tutti i media, ha rifiutato. Questo ci dispiace, Fusecchio non ha la possibilità di vederci ancora a confronto, ma ha la possibilità comunque di vedere me, ad esempio, oggi, grazie a voi. Io la ringrazio, ringrazio Silvia Melano, ovviamente, insomma, un in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie ancora per essere stata con noi, buon lavoro. Ringrazio voi per averci seguito, noi ci vediamo come sempre lunedì prossimo alla stessa ora, buon fine settimana.